Il concerto dell'Orchestra Giovanile di Laureana di Borrello ha dato il via alla stagione concertistica di Primavera in Musica, organizzata da Ama Calabria e dall'Associazione Musicale Paolo Ragone, un evento che ha segnato l'inaugurazione della Casa della Musica, situata nel Palazzo dell'Ex Pretura. Alla cerimonia di inaugurazione ha preso parte il sindaco metropolitano Giuseppe Falcomatà, che insieme al vice sindaco Neri e al consigliere delegato alla cultura Quartuccio hanno voluto essere presenti a questo importante evento. Presenti anche la sottosegretaria al Sud e alla coesione territoriale Dalila Nesci, il presidente del consiglio regionale Arruzzolo, il vice Nicola Irto e il sindaco di Laureana di Borrello Alberto Morano. Ripartiamo attraverso le manifestazioni di interesse che facciamo con il settore cultura dell'area metropolitana, con tutte le attività che poniamo in essere assieme a tutti i consiglieri delegati, e creando veramente un forte sentimento di squadra e partecipando a queste iniziative che contribuiscono ad arricchire il bagaglio culturale di ognuno di noi. E poi, consentitemi di dire, la componente giovanile che, diciamo, caratterizza la composizione dell'Orchestra Giovanile di Laureana di Borrello è un motivo in più per essere qui, perché è proprio da loro non che dobbiamo partire, ma è proprio con loro che dobbiamo costruire il presente, non il futuro, il presente. Lo costruiamo assieme ai giovani di questa terra.